Eccoci, finalmente ci siamo. Sono le 15.02 e sono in partenza per Latina per queste prove prestagionali. E mamma mia, ragazzi, mamma mia, è una partenza particolare, un'emozione. In circa 4 ore dovrei esserci. Speriamo bene, ci vediamo tra 4 ore. Pausa benzina, dopo circa 200 km, Clietta aveva bisogno di un bel refill di verde. Dovrei essere a destinazione qualche mezz'oretta, 40 minuti prima del previsto, fortunatamente, se non ci saranno intoppi, vedremo. E ci siamo, sono le 18.53, sono qui da circa 50, dovrebbe essere qui. Credo, quindi adesso scendo tutto e andiamo a fare il check-in. E buongiorno! Allora, sono in questo momento le 10.33, quindi adesso mi regherò in pista. Primo turno alle 14.15 e poi avrò altri due turni tra le 15.45 e le 16.15. Conoscerò, diciamo, gli organizzatori del campionato, vedrò come girano gli altri. Già c'è qualche tempo, già i primi tempi di giornata ci sono. La cosa un po', diciamo, tra virgolette preoccupante è che, vediamo se riesco a farvelo vedere, ecco, diciamo che il tempo è abbastanza cupo e grigio e quindi non è remota la possibilità di pioggia, ma come si suol dire, esordio bagnato, esordio fortunato, quindi vediamo come gira questa giornata. Adesso rispondo a qualche domanda che mi è arrivata su NGL e vi ringrazio per le domande e poi dritti verso la pista. Ragazzi, sono arrivato, adesso entro, non so se riuscite a sentire qualcosina, comunque adesso entro. Raga, io sono emozionatissimo, cioè rispetto alle piste in cui sono stato sinora, qua è tutto più grande, cioè guardate, solo un parcheggio immenso, cioè incredibile, quindi ci siamo. Finalmente ci siamo, manca poco, sono intutato per la prima volta per questo esordio. In mattinata ho visto come girano gli altri, girano su tempi secondo me più che buoni. Sentire e vedere questi kart da vicino è tutta un'altra cosa, soprattutto rispetto ai kart a cui sono abituato io. E niente, è stato già emozionante vedere come giravano gli altri. Adesso vedremo come andrà con me. L'inizio di una nuova era. Allora, sentirete sicuramente un frastuono, non so quanto mi sentirete. Primo turno di libere fatto. Oddio. Nel senso che devo imparare nuovamente a guidare i kart. C'è un abisso tra il kart rental, diciamo, comuni e questi. Cioè, con i due tempi c'è veramente un grosso abisso. Devo reimparare la guida, devo reimparare l'acceleratore, i comportamenti del telaio, tutto è come, quasi come dover fare tabula rasa di quanto ho imparato sinora. Vi dico solamente che mi sono girato una volta sola, ma appena uscito dai box, proprio per inaugurare al meglio la nuova era, però poi sono riuscito a non farlo girare più. È tutta una questione di abitudine, quindi sì, mi serviranno molti chilometri sulle spalle. Non so che tempi ho fatto, ma ora c'è da impegnarsi. Ora c'è da impegnarsi davvero. Ho bisogno di davvero tanti chilometri sulle spalle. La combo nuova pista, nuovo kart è stata un po' impattante, ma comunque tutto abbastanza prevedibile. Cosa buona, novità, con tutto l'ambaradan, peso 59,5, quindi questo vuol dire che non dovrò mettere 30 kg di zavorra, ma bensì 27 e mezzo.
i grandi risultati, però già questo è un risultato. Vai. Quando vi dicevo è totalmente un modo diverso di guidare il kart, intendo proprio sotto tutti i punti di vista, cioè è proprio l'erogazione, la coppia, tutto il comportamento del kart è completamente diverso. Qui dai un minimo di gas e la coppia immediata sale subito e parte dietro, che è una bellezza. Per chi magari già su due tempi ci va da tempo, perdonate il gioco di parole, può essere una banalità, ma vi posso assicurare che il passaggio rental due tempi è veramente importante. C'è proprio un comportamento diverso del kart all'ingresso in curva, cioè proprio è lo sterzo, il comportamento dello sterzo, i margini di sterzo che si possono dare, anche la frenata, mentre sul rental pigi un attimino il freno, il kart frena, cioè il kart proprio si frena. E qui allora da un lato è meglio, perché questo ti consente di dosare meglio il freno, dall'altro lato lo devi sapere, cioè dall'altro lato devi sapere che ci sono dei tempi di frenata molto diversi rispetto al rental. Questa è la faccia da chi ha appena terminato per la prima volta un turno sul due tempi. Wow, cioè tre turni su due tempi. Allora, il secondo turno è andato molto meglio del primo, nel senso che non mi sono più girato per tutti e tre i turni, ma è andato molto meglio. Sentivo il kart molto più sotto controllo, sono andato molto più sicuro. Peccato che con tutta probabilità ho commesso un errore, un stupido errore, quello di tenere premuto il freno per tutti i 10 minuti. Risultato, rientro in box fumata dai freni dietro. Mi è andata pure abbastanza bene, perché se il kart avesse smesso di frenare, io magari prendevo il rettilineo in pieno come avevo iniziato a fare, e poi sarebbero stati guai, mettiamola così, grossi guai. Terzo turno invece che ho fatto un po' così. Perché? Perché abbiamo scoperto un problema nell'alloggiamento delle zavorre, quindi non ho potuto zavorrare appieno. Non potendo zavorrare appieno, il kart è completamente cambiato. Cioè mi sono reso conto che questi kart cambiano tantissimo in funzione della zavorra. Ma tanto, raga, tantissimo. Più zavorra vuol dire sterzo più duro, ma kart meno capriccioso. Meno zavorra vuol dire sterzo più leggero, tanto più leggero, ma kart molto più capriccioso, svirgola molto di più, scappa molto di più, molto più sensibile alle accelerazioni in uscita di curva, un'altra cosa. C'è tanto da migliorare, questo sì, devo proprio impegnarmi, devo proprio mettercela tutta per capire questi kart, devo assumere sicurezza, il punto è quello. Che devo acquisire sicurezza e riuscire a gestire meglio. È difficile da spiegare, ma è proprio come reimparare da zero. Sono deluso? Nì. Dico nì perché c'è un delta tra questi rental allucinante. Cioè, va veramente allucinante. Cioè, sembra davvero altri veicoli. Quindi sono riuscito a stare in pista con questi veicoli, quindi ok, sono riuscito a stare in pista, quindi va benissimo. La sfida è più importante di quella che pensavo, questo sì, ma è assolutamente abbordabile. Cioè è abbordabile, tutto è molto abbordabile, ci vorrà più impegno del previsto. Peraltro adesso abbiamo corso in prova libera, quindi non era una gara. Non era una gara. In gara io non immagino cosa vorrà accadere. Quindi diciamo che l'esordio a Pomposa potrebbe essere fantastico, come potrebbe essere un completo disastro. Quindi vedremo. Vi lascio alle considerazioni un po' più fredde. Stop un attimo,
Sono in fase di montaggio e mi sono reso conto che durante la registrazione del resto del video che state per vedere si è attivata per qualche motivo la modalità bellezza rafforzata sul mio viso. Dunque, vedrete nella parte delle ciglia soprattutto un effetto un po' strano. Si vede che sono finta, che c'è un effetto su applicato. Purtroppo non era voluto, non posso farci nulla in post, quindi niente, volevo avvisarvi di questo. Scusate e torniamo subito al video. Ve lo confermo, è stata emozione pura. Mi ci è voluto l'intero viaggio di ritorno e un'intera nottata. È una buona parte della mattinata per mettere meglio a fuoco quello che è successo. È stato un esordio che sicuramente mi ricorderò nei secoli dei secoli, amen. E sì, scendere in pista con un kart a due tempi è totalmente un'altra cosa. È un'emozione unica, è un'emozione forte, quella sensazione di velocità, di accelerazione, di proprio di potenza è totalmente un'altra cosa e l'ho sentita sulla mia pelle. Sarò sincero, dopo il primo turno sono uscito con un bel po' di paura, nel senso che il primo impatto è stato bello, bello imponente, di una potenza fuori dal mio controllo. Poi, mano a mano, invece, già dal secondo turno, le cose sono abbastanza cambiate. Ho iniziato a controllare meglio il kart nonostante il piccolo incidente con l'impianto frenante e per causa mia con tutta probabilità, però già sentivo il kart molto più sicuro, idem dicasi nel terzo turno quando poi con soli 7,5 kg di zavorra ho visto che riuscivo e ho sentito soprattutto che riuscivo a tenere meglio il kart e a prevederne i comportamenti. Quindi è tutta questione di esperienza, è tutta questione di pratica, è tutta questione di acquisire sicurezza nel mezzo e in me stesso, in quello che posso fare, in quello che riesco a fare, in quello che dovrò fare. Quindi non è andata malissimo, anzi, poteva andare decisamente molto peggio. Dall'altro lato sono pure consapevole dell'immensa strada che c'è da fare. Gli unici tempi che ho è quell'1,11 di best al secondo turno, ma lì c'era anche chi girava su 1,01. Ok. Probabilmente chi girava sull'1,01 erano gli junior che hanno un peso con tanto di zavorra inferiore, però dico, se non era 1,01 poteva essere 1,03, 1,04, cioè proprio andando alti, quindi sì, il margine c'è, so di averlo potenzialmente. Devo metterlo in pratica. Il grande passo è stato fatto, la new era è finalmente ufficialmente iniziata. Non vedo l'ora di scendere nuovamente in pista. Io l'avrei fatto tranquillamente oggi, ma. E adesso appuntamento invece alla gara di Pomposa. Non vi prometto miracoli, vi prometto però che ce la metterò tutta, sia nelle prove della settimana precedente, sia nel weekend di gara. Io sono consapevole che bisogna fare dei passi per raggiungere degli obiettivi e per quanto all'inizio questi passi iniziali possano sembrare duri e l'obiettivo sembri irraggiungibile, sono consapevole che passo dopo passo, gara dopo gara, chilometro dopo chilometro, l'obiettivo e il miglioramento è sempre più vicino. È un progressivo e spero che voi mi seguiate in questo viaggio fatto di passione, di pista e di velocità. Attimo, 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 me ne ero dimenticato. Allora, ho chiesto consiglio per quanto concerne la questione zavorra, visto il piccolo problemino che c'è stato durante le prove. Mi è stato consigliato da un altro pilota la possibilità di utilizzare dei sedili piombati o dei supporti piombati da mettere nei sedili. Però io qualche settimana fa, quando ho cercato online tutta l'attrezzatura, ho cercato sedili piombati per kart, ma non ho trovato una mazza, niente di niente. Quindi, se avete qualche suggerimento, qualche store, qualcuno che li vende, fatemi sapere con un commento qui sotto, contattatemi mediante mail, perché sono interessato. A me servirebbe una zavorra di circa 27,5 kg, possibilmente, da mettere sul sedile. Quindi, se avete qualche suggerimento, qualche idea, fatemi sapere qui sotto, contattatemi. Grazie.
E questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi. Grazie per aver guardato. Noi ci diamo appuntamento tra qualche settimana, dove sul canale uscirà un video che so che farà ribollire gli animi. Ma lo sapete ormai come sono, a me piacciono gli argomenti scottanti, quindi dopo il video cambio manuale contro cambio automatico che trovate qui sopra, nelle schede qui sopra, ne arriverà un altro che secondo me accenderà ancora di più gli animi. Quindi iscrivetevi al canale, trovate il bottoncino qui sotto per non perdervi nemmeno un video, incluso questo, e nemmeno un video di questa mia avventura in pista. E trovate anche il link alle pagine social, soprattutto Instagram, dove sono più attivo. E noi ci vediamo al prossimo video, sempre avanti tutta, con tanta passione.